Buongiorno, buon martedì 20 febbraio. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro, quella che vedete alle mie spalle e che adesso è inquadrata sul touchscreen è l'edizione di Pescara, allora il titolo di apertura stazione, ecco le idee per il rilancio, custodia bici, infopoint, mostre e servizi, le proposte dei pescaresi per i locali vuoti. Andiamo nel eh, taglio alto del giornale, verso il voto del 4 marzo, l'Abruzzo aspetta i big Forza Italia, Movimento 5 Stelle, PD alla volata finale, poi ancora Abruzzo un solo super tecnico per le 14 grandi dighe. Ancora campagna, cibo, alleanza chef regione per combattere lo spreco. Andiamo adesso a centro pagina. Nella fotografia 16 coppie pescaresi coinvolte nell'iniziativa Gli innamorati donano il sangue e aiutano l'Avis. Andiamo a vedere anche nelle cronache. Pescara la polemica. Premiati i vigili sempre presenti, scatta la diffida. La valutazione dell'operato dei vigili urbani è ehm, collegata ai giorni lavorati, ai ritardi, agli straordinari e alle multe elevate. e ciò che sostengono i sindacati che hanno inviato una diffida al comandante Magitti. Ancora eh, da Pescara, Riviera Sud: lite sul taglio di 100 posti auto per il rifacimento appunto, eh, della eh, Riviera Sud. Della città è ancora Francavilla al Mare, piscina nel caos. Ora il comune vuole venderla. Andiamo adesso sotto la fotografia, andiamo ad Avezzano. Il sindaco pensa di lasciare dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso De Angelis senza maggioranza le urne sono vicine per effetto della cosiddetta anatra zoppa eh, di spalla troviamo anche l'intervista cinema e regista di Lallo il mio film tra i monti abruzzesi nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, qualcuno ci salvi dall'uomo sciacallo e il titolo una riflessione su quanto si sta eh, verificando nella scienza eh, che eh, cerca di trovare una soluzione. Alla richiesta di organi da trapiantare generando eh, appunto questi organi eh, attraverso eh, la eh, genetica. Eh, proseguiamo con la lettura eh, del quotidiano Il Centro, adesso cambiamo edizione, andiamo su quella di Chieti Lancianovasto. Il titolo di apertura: Il comune in crisi per gli evasori. Buco da 15,7 milioni a Chieti. Il sindaco in troppi non pagano le tasse. Ora si cambia. Proseguiamo a centropagina nella fotografia Vasto l'Oasi naturalistica. Punta Derci ha vent'anni e fa festa con le istituzioni. Oggi eh, L'Oasi di eh, Punta Aderci a Vasto festeggia 20 anni di vita e lo fa alle 11 nel centro commerciale d'Abruzzo a San Giovanni Teatino. Nel corso di una conferenza sarà celebrata la ricorrenza con la proiezione di un film sulle aree protette all'incontro i rappresentanti delle istituzioni e le associazioni ambientaliste. Nelle cronache ad Atessa cade un carico di alluminio grave un operaio, eh, un carico del peso di 5 quintali si è sfilato da un muletto ed è caduto addosso ad un dipendente di un'azienda di Atessa, il lavoratore, 54 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Avvasto, eh, morti nell'auto, due anni e otto mesi al conducente. E ancora, da Lanciano invece... Boom di ricoveri in pediatria ma mancano i letti. Uh, proseguiamo uh, con il centro. Ancora uh, l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. In apertura chiaramente c'è il caso Anna Trazoppa ad Avezzano De Angelis, medita le dimissioni, ribaltone in comune, respinto il ricorso. Sindaco senza uh, maggioranza assegnata. Invece all'ex sindaco uh, di Pangrazio che si era appunto candidato per il suo secondo mandato al Comune di Avezzano. Andiamo a vedere a centropagina la protesta degli studenti all'Aquila, studenti al freddo, sfilate sit-in alla provincia, termosifoni spenti, leggiamo dalla didascalia, e aule freddissime. E questa è la situazione che hanno trovato gli studenti dell'Istituto Superiore da Vinci Colecchi ehm, quando sono entrati a scuola a Colle Sapone. I ragazzi hanno lasciato le aule per protesta e hanno raggiunto la sede della provincia in corteo per un sit-in. Sotto la um, fotografia il titolo furti al circolo tennis e alla piscina, l'Aquila all messa a soppadro dai ladri. Um, eh, ci sono anche danni alle strutture e il bottino e, um, è stato scarso. Nelle cronache, sempre dal capoluogo, cantieri fermi, il giallo dei commissari, sulla ricostruzione lenta esplode il caso dei mancati commissariamenti dei condomini, scusate, dei condomini o aggregati inadempienti, le delibere della vecchia giunta risultano a oggi inapplicate e poi sul mona furgone a fuoco torna l'incubo del piromane per il calcio veleni sul castello gara truccata gravina reagisce querelo tutti <coughs> Proseguiamo con la lettura del centro, ultima delle quattro edizioni provinciali, quella di eh, Teramo. In apertura il Teatro Romano verrà coperto, svelato il progetto, una struttura in vetro e metallo ingabbierà i resti antichi e poi a centropagina verso le elezioni nasce un raggruppamento trasversale di eh, liste civiche il nome Alleanza Civica per Teramo Sempre nella didascalia, dice tutto degli obiettivi del nuovo schieramento in corsa per le comunali di primavera. La formazione raggruppa cinque associazioni eh, destinate a dar vita ad altrettante liste elettorali. Il candidato sindaco sarà uno tra D'Alberto e eh, Cavallari. Andiamo a vedere nelle cronache, denuncia in Ateneo, studentessa rifiutata da altre perché nera, l'UDU, Unione degli Universitari, segnala un caso di razzismo a Teramo, protagoniste una studentessa di colore e alcune sue colleghe bianche che non l'avrebbero voluta in casa. Un milione ai familiari disabile perché nata prematura la Asl eh, risarcisce. Poi Giulianova ci sono abusivi mai sgomberati in 11 case eh, dell'Ater. Lasciamo il quotidiano Il Centro, passiamo al Messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo, in apertura il caso di Avezzano, ribaltone in comune, il Consiglio di Stato conferma la natra zoppa, il sindaco De Angelis perde la maggioranza che passa al gruppo di Gianni di Pangrazio, una sentenza che riapre i giochi anche all'Aquila. Eh, e poi eh, Pescara, l'esperimento della viabilità condivisa, sensi unici e bussi, cambiamenti decisi assieme ai cittadini. Andiamo a centropagina nella foto a Tessa in gravi condizioni il lavoratore della Beta Costruzioni, operaio sepolto da quintali di ferro, il titolo un fascio di profilati metallici è precipitato all'improvviso dalla benna di un carrello elevatore, l'uomo di 54 anni è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Pescara. Sempre a centropagina la cronaca giudiziaria, il re dei trasporti condannato per estorsione sul Mona tre anni e nove mesi all'imprenditore di Nino ma si sgonfia il caso dei voti imposti. Eh, poi eh, andiamo a vedere di spalla i porti. Eh, Bene Ortona a Pescara lavori al via, eh, questo è il report eh, dell'autority. Eh, Rodolfo Giampieri tira le somme del primo anno di lavoro. Nel taglio basso andiamo invece a Chieti, tunnel in ritardo è di 100 giorni. <coughs> per quanto riguarda il cantiere del tunnel che aprirà eh, giovedì, così promette l'amministrazione eh, comunale. Nel taglio alto invece andiamo a vedere le altre notizie, Pescara Toni Servillo porta in scena al massimo le voci di Napoli e poi la campagna come riciclare gli avanzi dei ristoranti, ad esempio dagli chef e ancora eh, Serie B Ivo Iaconi, questo Pescara può arrivare ai playoff, il doppio ex presenta la sfida. Con la Cremonese, loro andranno in Serie A, Insigne racconta aneddoti su Zeman, mi pesava nella stanza piena di fumo. Adesso andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, Universitaria, vittima del razzismo, respinta dalle coinquiline dell'appartamento perché di colore, Ludu Teramo denuncia. Uh, questo episodio. Andiamo a centropagina nella fotonotizia albadriatica i periti sull'epidemia di gastroenterite del 2010, depuratore scagionato è il titolo nel taglio alto Silvi eh, centrodestra al voto con almeno tre liste, poi Roseto il PD fa le pulci all'ultimo bilancio eh, di eh, Pavone eh, quando era eh, sindaco di Roseto. L'intervista a Sandro Mariani, autonomo nel PD con coraggio e eh, sfacciataggine, ancora eh, a Teramo è nata la Santa Alleanza delle liste civiche e poi eh, sotto la fotografia solo proclami sulle scuole inagibili, Giulianova cittadino governante critico sul nulla di fatto. Andiamo a vedere le altre eh, notizie, eh, il Burian, ma il tempo e gelo in arrivo sull'Abruzzo, sentiremo eh, fra un po' le eh, previsioni del tempo. E poi l'analisi eh, eh, per quanto riguarda il Teramo, per il Teramo a Salò un punto che dà morale, ma che non fa classifica ieri, la conferenza stampa di Sandro Federico. Ancora l'intervista: Igor Diamicis racconta così. Ho scritto la um, settima lapide. Questo per quanto riguarda la prima pagina della città. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il titolo, via 497 operai, ira di calenda, il caso della Embraco lo ritroveremo su diversi quotidiani eh, nazionali, lo scontro respi respinta alla proposta del governo di Cassa Integrazione, la questione arriva a Bruxelles, la, eh, la Embraco eh, conferma i licenziamenti, il ministro irresponsabili ora eh, basta. Uh, proseguiamo uh, con il, uh, la prima pagina del Corriere. Nel taglio alto, Forza Italia vuole pescare tra i neoletti delusi. Gentiloni niente canone per 350.000 over uh, 75. Questo è il uh, decreto che aumenta la fascia di reddito uh, per l'esenzione del canone uh, Rai. Uh, troviamo l'editoriale di Pierluigi Battista. L'errore dei partiti: poche idee, meglio denigrare. Andiamo su Repubblica adesso, il titolo eh, di apertura in piazza La rabbia degli operai. Calenda, intervenga l'Europa. Ancora il caso eh, Embraco che conferma i 500 licenziamenti il ministro, un'azienda gestita da eh, Gentaglia, eh, così. La eh, Definiti eh, calenda. E poi andiamo a centropagina, alla Casa Bianca la marcia della generazione. Basta armi, come vedete con questa eh, fotografia di un sit-in eh, pacifista eh, per ehm, la riforma, per limitare l'uso delle armi in, ehm, eh, negli Stati Uniti. Andiamo nel taglio basso, il caso Campania: Renzi frena l'ira di De Luca dopo le dimissioni del figlio, il PD teme la slavina al sud per il caso sui rifiuti eh, in campagna. Cambiamo testata, adesso andiamo sulla stampa. In apertura eh, voto all'estero, piano contro il rischio brogli, la Farnesina in campo con codice a barre e presidi. A sinistra attacco di Dalema Prodi, seggi in bilico, patto nel centrodestra. Questo è il titolo sulla politica, mentre per quanto riguarda il lavoro l'azienda rifiuta la cassa integrazione e propone il part time per tutti, Embraco rottura con l'Italia, l'ira di eh, Calenda e Gentaglia. Come vi ho detto questo è un titolo che troveremo su più quotidiani. Andiamo sul sole 24 ore adesso in apertura il titolo, The Windows numero 2 della BCE. L'Eurogruppo designa il ministro spagnolo al posto di Costanzio, si apre la partita per il dopo Draghi, ora salgono le probabilità di un rappresentante tedesco al vertice. Andiamo a centro pagina, scandalo dell'Eurotower, arrestato il, per tangenti il governatore della Banca di Lettonia. Ancora banche, Creval cade in borsa con l'aumento, l'operazione da 700 milioni accolta da ondate di vendite, il titolo cede il 7%, i diritti il ehm, 66,7 ispezione della Consob sul collocamento alla clientiera allora ancora problematiche per quanto riguarda le banche italiane andiamo sul fatto eh, quotidiano in apertura il caso Campania rifiuti la stecca nella valigetta sono qui per il governo eh, De Luca eh, il dirigente eh, Iacolare nel video di fanpage devo spiegare le situazioni solo loro che mi hanno messo a ca Andiamo a vedere anche il family scandalo, come lo chiama il fatto: l'incontro tra il boss, l'ex boss e il numero uno dell'azienda regionale all'ambiente. questa inchiesta di fanpage che tanto ha mandato su tutte le furie il governatore della Campania. De Luca. E poi a, cento, a centropagina, da destra a sinistra, se il 4 marzo finisce in stallo, in molti pronti al governo, il partito dell'Inciuccio fa i conti da responsabili, tra virgolette, volta gabbana. C'è anche eh, l'editoriale di Marco Travaglio: Istruzioni per il voto. Proseguiamo sul manifesto, in, ehm, nel titolo tradizionale, nella fotografia, Avanti Popolo, vedete la foto dell'abbraccio fra Casini e Renzi, Casini Superstar alla Casa del Popolo di Bologna, apparecchiata per Renzi e l'alleato democristiano, l'incontro nel Fortino Emiliano, linea, immagino, di un PD che teme l'alluvione del centrodestra al nord e, a due settimane dal voto, Gentiloni taglia il canone Rai agli over 75. Andiamo nel taglio alto: multinazionali e campagna elettorale. Embraco licenzia Calenda Sbraita. Andiamo a vedere ora il messaggero, il quotidiano romano in apertura, aziende in fuga, Unione Europea sotto accusa, Embraco non ritira i 500 licenziamenti e si trasferisce in Slovacchia, scoppia il caso dumping fiscale, Calenda sono i responsabili, oggi chiederò alla Vestager di offrire in Italia le stesse agevolazioni della Slovacchia, un caso questo, eh, che è stato messo in parallelo sempre dallo stesso Calenda. Con quanto accaduto per la Honeywell ehm, in Abruzzo. Ricorderete ricordate tutti il caso eh, dell'azienda che ha deciso <coughs> di trasferire la produzione in Slovacchia di turbocompressori che invece venivano eh, prodotti in Val di Sangro, un'avvertenza che comunque prosegue ancora adesso. Eh, proseguiamo anche noi sul Messaggero, andiamo a centro pagina. <coughs> scusate, risse in Cina per la valigetta nucleare di Trump l'incidente durante il viaggio a Pechino fra gli 007 di Xi e gli americani e poi al sud si vive meno, tra Firenze e Napoli tre anni di differenza, rapporto sulla salute influiscono residenze, istruzione, stili di vita e strutture sanitarie Ora il tempo, restando sempre i quotidiani romani. I sette peccati della capitale in apertura. Municipio a 5 Stelle. La crisi della giunta raggi si estende ai mini sindaci di Roma. Liti, tradimenti, ripicche su 13 parlamentini. Due sono già accaduti, cinque rischiano. Troviamo di spalla anche lo sport, doppietta col Verona eh, 2 a 0, si sblocca immobile Lazio quarta che torna in piena corsa eh, Champions League, e poi troviamo il tempo di Osho, sette fai cracker Decoder, vedi gratis pure Sky Gentiloni, Gentiloni no eh, al canone tv agli anziani, questa è la eh, vignetta diciamo e la caricatura di questo colloquio immaginario fra eh, Gentiloni. E Mattarella. Andiamo avanti sulla verità. Eh, andiamo a vedere il titolo di apertura. Il governo ci frega anche nello spazio 2 miliardi per non contare nulla. Andiamo a vedere perché. Per stare nell'Agenzia Spaziale Europea paghiamo 550 milioni di euro l'anno. Ci rappresenta Roberto Battiston scelto da Renzi nel 2014. Durante il suo mandato, l'Italia ha perso potere commesse in favore di tedeschi e francesi e per lui è arrivata la Legion. D'onore a centropagina calenda umiliato dall'azienda brasiliana che ne licenzia 500, sempre il caso della Embraco. Andiamo sul eh, secolo d'Italia. In apertura il titolo è no all'utero in affitto eh, per il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Nel primo piano del taglio basso ci mancava il Lodo Boldrini e caccia al fascista ma e poi boom di richiedente asilo che è a metà delle donne, ancora Orban sull'immigrazione, sarà la fine eh, dell'Europa, così il primo ministro ungherese che ehm, ha posizioni molto eh, dure sull'immigrazione. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico in apertura, Italia meno uguale per cure e salute, dall'osservatorio dell'Università Cattolica la conferma di forti disuguaglianze a svantaggio del sud, pesa anche il livello di istruzione a Napoli, ad esempio vita media di tre anni inferiore rispetto a, rispetto a quella di eh, Trento. E poi centropagina, embrione ibrido, pecora uomo, passo che scuote l'obiettivo, organi compia, compatibili per i eh, trapianti, vedete ehm, notizia che ehm, abbiamo letto nel eh, Buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna sul quotidiano Il Centro. E chiaramente ogni volta che si vanno a toccare questi temi eh, di eh, bioetica ehm, c'è eh, sempre una uh, spaccatura all'interno della uh, società tra uh, il progresso scientifico e ciò che invece la coscienza direbbe. Di eh, fare con attenzione. Andiamo eh, ancora avanti, sempre su Avvenire: Azzardo e Utero in affitto, appelli per regole strette. Gentiloni via il canone Rai per 350.000 o verso 75. Liberi uguali lo attacca. Voto con legge e truffa. Questo è il riassunto della politica. Sul secolo XIX il quotidiano. Genovese, apertura blindato il voto all'estero. D'Alema contro Prodi, il PD insorge tregua Lega Forza Italia sui collegi in bilico. La Farnesina, piano per impedire i brogli nel voto degli italiani all'estero, codice a barre per tracciare le schede. Sapete che il voto degli italiani all'estero ha sempre generato tante polemiche per temuti brogli. E poi Costa Crociere avanti tutta sull'Italia, il DG Palomba più Scali a Genova. Interessati al porto della Spezia, eh, questo per quanto riguarda la marina eh, commerciale. Andiamo sul mattino eh, di Napoli e chiudiamo questa carrellata. In Questa prima carrellata sui quotidiani nazionali. I rifiuti c'è ancora chi inquina. In apertura a Cantone, sulle coballe appalti verificati, ma una parte del sistema è senza controllo. Il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. La politica ha cambiato metodo, ma sia più cauta nello stile. Questa è l'intervista. Che propone il mattino sul caso rifiuti, eh, che tanto sta facendo discutere in campagna. L'inchiesta rifiuti, il governatore contro fanpage, non è giornalismo. De Luca attacca grasso, si vergogni contro di noi operazione eh, camorristica. Intanto i PM, gare flop per creare l'emergenza. Andiamo a centropagina e troviamo nella fotonotizia lo sport Sarri Allegri lo scudetto giocato a parole i duellanti due tecnici due filosofie ma il bianconero soffre l'azzurro e questo titolo ci introduce i quotidiani sportivi che andiamo ad aprire adesso partendo dalla gazzetta dello sport eh, il titolo principale Ancelotti promuove Gattuso l'intervista a Carletto che racconta Ringhio e dice ha studiato e sudato Rino è l'anima del Milan, quarto posto possibile secondo Ancelotti per lui Suso e, eh, e Cialanoglu sono un po' come eh, Sedorf e Cacà, forse il paragone è un po' eccessivo, però ci può stare, se lo dice Ancelotti. Andiamo, andiamo ancora a parlare del Milan perché c'è anche il tema della situazione societaria. Nubi su Mister Lee. Il club cerca nuovi fondi dopo l'inchiesta portata avanti in Italia anche dal Sole 24 Ore. Andiamo a vedere nel taglio alto. Invece immobile spacca e Devray rompe due gol per la punta, sorpasso Lazio, Spalletti ora è quinto. Verona ha battuto 2-0 nel posticipo. Invece, per quanto riguarda De Vrij, andrà via l'inter in polma occhio alle Euro Big, L'annuncio del DS Tare addio a fine stagione. Di spalla Mbappé e Gigio con i 28 migliori under 20 mondiali. E poi gli ottavi di Champions, eh, esame messi per Conte. Domani c'è la Roma. Ancora Juve, il Principino via luglio, Marchisio tentato da Stati Uniti e Cina. Del taglio basso, chiaramente l'Olimpiade, la gara di questa notte alle 3, discesa, Fon contro Goggia, duello tra le amiche del podio. E Poi c'è il ciclismo a tu per tu, Aru e il giro. Detto sì, con la testa e con il cuore. Andiamo sul corriere dello sport adesso in apertura c'è questa foto dei giocatori del Napoli, l'altra Italia, Tifa Napoli, da Banfia a Boldi, da Mingardi a Proietti, sostenitori tra virgolette neutrali si schierano con Sarri nella lotta per lo scudetto intanto di Bala è caldo Allegri ritrova il suo talento. Guain tifosi. Torno presto nel taglio alto la Lazio Ciro strepitoso superata l'inter doppio immobile 2-0 al Verona. La Lazio balza al quarto posto, intanto ce l'addio a Devrai, non rinnoverà il eh, contratto e quindi andrà via a fine stagione. Nel taglio basso, eh, risalita Rossonera, conferma Milan, Gattuso ci crede, poi gli ottavi di Champions, c'è il Barça, Conte si gioca il Chelsea, i giochi invernali, forza Sofia, mi sveglio. Per te stanotte alle 3, la Libera femminile e l'Olimpionica eh, Moioli spinge la Goggia. Andiamo su tutto sport, eh, completiamo anche la lettura dei quotidiani sportivi nazionali. Tentazione Florenzi in apertura. La Juve del futuro, il contratto del romanista scade tra eh, 16 mesi. I bianconeri sono pronti a farsi sotto a giugno per dare un ulteriore impulso al progetto. Tra italiano, vi svegliamo i possibili sviluppi del caso Marchisio eh, nel taglio alto eh, balo voglia di a fare no, eh, rischio a costo zero eh, Milan d'Europa obiettivo Royce, ma è Bufera su Li. Yon accusato di bancarotta in Cina. E poi immobile stende il Verona in zaghe quarto sorpasso Lazio. L'Inter risponde con Devrai per il mercato che verrà. C'è anche il Torino, eh, Toro col virus dei perdenti e poi stasera la Champions, Conte che notte contro il Barça e per il basket Torino. Adesso i playoff. Ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo con i nostri esperti di Meteo 6. Torniamo subito con la seconda parte della rassegna per aprire le pagine interne dei quotidiani regionali, vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla pagina di primo piano del centro, l'Abruzzo e il risparmio alimentare. Chef Regioni Unite, 15.000 contenitori antispreco per il cibo, si chiamano Doggy Bag e ricordano la vecchia mappatella. A tavola i clienti possono chiederle ai ristoranti abruzzesi. Un invito a non sprecare cibo, prezioso che andiamo a vedere nel servizio. It-Miom, questa iniziativa che oggi viene presentata qui a Pescara, si parla di sprechi alimentari, di lotta agli sprechi alimentari. È un tema sensibile, in questo Paese facciamo presto a fare scandali. Per le cose inutili vi ricordo che abbiamo parlato per due settimane di quanto costasse un sacchetto per portare a casa la verdura ai supermercati, non rendendoci conto però che noi tutti invece con atteggiamenti poco virtuosi invece sprechiamo molto cibo. Lo facciamo in Italia, lo facciamo in tutti i paesi purtroppo ricchi del mondo e basterebbe un quarto di quello che sprechiamo nei paesi del nord del mondo per sfamare 870 milioni di persone. Non lo dico io, lo dicono i dati della FAO, quindi voglio dire... È chiaro che Slow Food è a fianco di queste battaglie pienamente convinta che su queste tematiche si gioca anche il futuro della produzione del cibo nel mondo. Praticamente abbiamo chiamato tutti i ristoratori, siano essi anche i balneatori che hanno ristoranti, eh, quindi tutti i ristoratori abruzzesi ma anche le associazioni che si occupano di, di lotta alla povertà, perché è anche lotta alla povertà. Eh, e perché daremo loro, daremo loro questa mattina 10.000 doggy bag, cioè dei box eh, che loro proporranno ai loro clienti per poter portare a casa il cibo che non hanno consumato. Eh, è, una, diciamo, è una campagna di civiltà eh, e infatti abbiamo anche invitato le scuole perché poi parte anche dai ragazzi perché qualche mamma diceva eh, ma sono, è mio figlio che si vergogna a riportare a casa il cibo avanzato e allora parliamo anche ai ragazzi. Quindi è una campagna tutto tondo sperando che eh, veramente ritorni ad essere nella nostra cultura. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, sempre nelle pagine di primo piano. Chi fa i piani di emergenza in Abruzzo? Per le 14 grandi dighe c'è un solo super tecnico, pochi esperti nella regione che è la prima in Italia a mettersi in eh, regola. Andiamo nel taglio basso: il caso: i medici fuggono dal carcere a Sulmona, turni massacranti, aggressioni e denunce dai detenuti, l'allarme della Will Penitenziari. Lampi in prima linea, democrazia e nazifascismo. A Pescara arriva eh, Pappalardo proseguiamo sulla pagina Abruzzo verso il voto del 4 marzo Forza Italia invita Berlusconi e Bertolaso i due potrebbero andare all'Aquila domani Meloni a Pescara per i 5 Stelle Taverna e Toninelli e il PD rinuncia ai Big intanto c'è l'esposto del Movimento 5 Stelle che dice D'Alfonso Alfonso Viola la parcondicio e poi potere al popolo gli obiettivi di Acerbo via Legge Fornero e Jobs Act nel taglio basto altre liste ehm, Taglio basso scusate, altre liste che si presentano: il partito valore umano, no all'euro, sia alla dignità dell'uomo. Candidati e proposte della nuova forza politica nata a novembre. Adesso andiamo su invece sul Messaggero nella pagina Abruzzo troviamo il caso Anatra Zoppa di Avezzano. Avezzano ribaltata la maggioranza dal Consiglio di Stato. Confermata la decisione presa già dal TAR Abruzzo sia sì, a ricorso dello sconfitto di Pangrazio. Il prefetto dell'Aquila nominato commissario ad ACTA, eh, stabilirà i eh, nomi. Eh, poi eh, proseguiamo lo scenario tempesta politica sull'Abruzzo in piena campagna elettorale eh, fari puntati sul comune dell'Aquila mancano soltanto 41 voti per far scattare un'analoga situazione a quella eh, di Avezzano. Eh, nel taglio basso i candidati del eh, partito Valore Umano che si sono presentati ieri agli elettori. Andiamo a vedere anche sulla eh, città il caso Anatra Zoppa di Avezzano tiene banco nella pagina Abruzzo, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR e mette in minoranza il sindaco De Angelis vincitore del ballottaggio. La ripartizione ha segnato 9 seggi alla coalizione di centrodestra e 13 a quella di centrosinistra che aveva raggiunto il 50% dei voti come coalizione nel primo turno. Prima di andare a vedere il servizio... Uh, completiamo la lettura. Esposto contro D'Alfonso per violazione della par condicio, uh, l'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle perché dicono utilizza strutture e risorse della regione per la uh, propria campagna elettorale. poi il meteo, maltempo e gelo in arrivo su tutto l'Abruzzo. Ma torniamo alla politica, torniamo al caso di Avezzano, andiamo a vedere insieme il servizio. Anatra Zoppa, ossia ribaltone politico in sede di Consiglio Comunale. Due consigli, uno comunale, l'altro di Stato, uno ad Avezzano e l'altro a Roma. Ed un unico anello di aggancio, almeno per la giornata di oggi, ad accomunarli, quello di una maggioranza da riazzerare e rifare da capo. Ora... È Ufficiale. Dopo mesi di attesa e di è tutto ancora da vedere, il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza finale sul caso dell'anatra zoppa di Avezzano. L'Organo di giustizia amministrativa ha messo il punto alla vita dell'attuale maggioranza all'interno del palazzo municipale della città capofila della Marzica. Il Consiglio di Stato si era riunito lo scorso 9 febbraio per decidere nel merito della questione posta alla sua attenzione dal ricorso presentato dal primo cittadino De Angelis e da al suo gruppo avverso alla prima sentenza del Tar dell'Aquila. Il Tar infatti si era espresso sull'argomento segnando un gol a favore della coalizione a sostegno dell'ex sindaco Giovanni di Pangrazio nel mese di ottobre scorso. Nel frattempo è stato anche nominato un commissario ad acta per rendere la sentenza immediatamente esecutiva. Questa sentenza per il momento è noto soltanto l'avviso di deposito con il quale è stato chiarito che sono stati respinti gli appelli, non abbiamo ancora il testo integrale della in sentenza, ma insomma la sostanza è questa. La lettera della legge era assolutamente chiara su questo che qualunque altro tipo di interpretazione sarebbe stata assolutamente fantasiosa e su questo ovviamente il Consiglio di Stato ci ha dato ragione ripristinando non soltanto la legalità ma come... Eh, ho detto anche in altri precedenti incontri, so soprattutto ripristinando eh, la democrazia. Premo la pagina di Pescara adesso sul Messaggero. Soluzioni condivise per sensi unici e bussi. In apertura, il comune avvia il confronto con tecnici residenti. E tua per studiare modifiche alla viabilità in quattro comparti, via Ronchi, via Canova, via Vettore, via Camicia e Colle Pizzuto, le zone interessate dalle nuove ipotesi di circolazione ad Anelli, eh, sicurezza, riduzione dell'inquinamento, impulso ai mezzi pubblici. Gli obiettivi dichiarati dal duo Civitarese eh, Blasioli, e poi Corso e via Muzzi, dove il dialogo non paga, eh, pedonalizzazione, nuova pista ciclata. Continuano a dividere i cittadini forze politiche eh, con differenti vedute e eh, differenti vedute ci sono anche nella maggioranza. Eh, nel taglio basso, carità non è solo cibo, la lezione di Suor Olga, così la eh, religiosa fondatrice della Mensa dei Poveri, si racconta nel libro della commissione Pari Opportunità. Eh, proseguiamo sulle pagine di Pescara del Messaggero. Canottieri, fatica e orgoglio nel circolo creato dal Vate, il più antico tra i luoghi di aggregazione della città di Pescara. Eh, tanto passato e un bel presente distrutto da bombe e alluvioni e eh, sempre rinato nel segno di uno sport impegnativo e poi andiamo nel taglio basso Uh, mai più nella pattumiera, gli avanzi dei ristoranti diventano, uh, diventano riciclabili. Lo abbiamo visto con l'iniziativa It Me Home. Poi uh, clinica ed um, economia del no profit. La finanzia due borse di studio ancora frontale nella notte, con uh, sei feriti in un incidente avvenuto a Cappelle sul tavolo. Uh, andiamo a vedere anche la pagina dell'area metropolitana. Tony Servillo. In Scena loro di Napoli, l'attore pluripremiato sarà questa sera al cinema massimo con uno spettacolo che è un omaggio alla sua terra. L'artista dà voce a Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Edoardo De Filippo, per finire al principe Antonio De Curtis, altrimenti detto Totò a uh, pagina, reddito di inclusione boom 300 richieste di sostegno l'INPS sta avvaliando le domande si potranno fare acquisti in market e farmacie convenzionate passiamo adesso al, alle pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro. In apertura la struttura è inutilizzata, il comune è troppo cari gli affitti alla stazione. L'assessore al commercio Cuzzi dice: è Pronti a incontrare le ferrovie? Utilizzati solo 2.000 metri quadrati di locali su 19.000, ma nel servizio pubblicato dal Centro Ferrovie prometteva nuove eh, tariffe. Eh, poi le proposte, eh, ciclostazione, infopoint, mostre, spazi per i poveri, ecco le idee per il rilancio eh, di quest'area eh, importante e centrale della eh, città. Andiamo ancora avanti. Scontro sul progetto Riviera Sud: scoppia la lite sul taglio di 100 posti auto. Il centrodestra boccia il piano del comune e annuncia proteste in consiglio. Blasioli conferma con i lavori di riqualificazione i parcheggi. Aumenteranno. Eh, qui vedete proprio la foto eh, del restyling del, ehm, della seconda parte del lungomare Sud di eh, Pescara. Eh, andiamo a vedere le, al le altre notizie. Recuperati i parcheggi cancellati dalla pista ciclabile di Via Muzzi con ordinanza del Sindaco per Via Isonzo. Uh, sempre da Pescara, vigili, premiato solo chi è sempre presente, diffida a Magitti, sindacati, valutazioni ingiuste, è stato uh, violato il contratto, il comandante replica, abbiamo rispettato il uh, regolamento. Ancora AIL, due borse di studio per sostenere eh, la eh, ricerca, accordo con l'università d'annunzio eh, contro le eucemie e linfomi, eh, domenica la gara di Burraco per l'acquisto di un apparecchio di ematologia. Per la politica, Rotondi, gli indecisi eh, non scelgano la barbarie, a Laurum il capolista di Forza Italia al collegio Abruzzo 1 contro il 5 Stelle, la sfida per governo e eh, regione. Proseguiamo. Notizia che riguarda il lavoro, al via il corso regionale di truccatore per Alte Cinema e Spettacolo. Andiamo nella pagina di Montesilvano, il bando pubblicato Pana di Martin, il comune avvia la gestione condivisa, l'amministrazione Maragno apre a privati e associazioni, sarà ampliata l'offerta di servizi nella struttura congressuale. Andiamo nel taglio basso, qui differenziare è impossibile, una residente contesta l'eliminazione dei cassoni. Di vetro e organico. Eh, ancora, stop: Scarabocchi sui muri, valorizziamo la street art. A Pianella, consigliere di minoranza, sollecita l'amministrazione a regolamentare la pratica della street art. Eh, proseguiamo ancora nella pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Andiamo a vedere il titolo: Piscina Comunale torna in ballo l'ipotesi di vendere l'impianto. Uh, sindaco e Giunta stanno studiando la possibilità di cedere la struttura sportiva. L'obiettivo è fare casse e chiudere l'ultima difficile fase della gestione decisa dal uh, Tribunale. E poi uh, Cepagatti, plasma ricco di piastrine SS in Regione, Sborgia serve l'autorizzazione per somministrare il preparato ai pazienti fuori dai reparti. Eh, proseguiamo ancora nella pagina della Valpescara. Ospedale Sabato Sittin davanti alla Regione Penne riparte la mobilitazione contro il declassamento del San Massimo, si allunga la lista delle adesioni, c'è anche il sodalizio Vittime di eh, Rigopiano. E poi da Penne, Biblioteca Regionale chiusa, Semproni scrive al presidente D'Alfonso Uh, andiamo a Popoli Di Scanno Un anno tra Ovidio e Marsinelli Il regista ripercorre le attività del drammatreato Che richiamano un gran pubblico In eh, città Andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti, in apertura sul centro guardrail killer, il conducente patteggia al guidatore della panda il minimo della pena due anni e otto mesi per il decesso degli amici Marinelli e Castrignanò. Lo schianto avvenne a Montenero, come leggete qui in alto. E poi, altra notizia di eh, cronaca, operaio schiacciato dal carico di alluminio a testa, 5 quintali di materiale ferroso si sfilano da un muletto e finiscono su un 54enne, che è eh, grave. Eh, possiamo andare a vedere anche questo servizio. Un uomo di 54 anni, BG di Rocca San Giovanni, è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro in Val di Sangro. L'operaio è stato travolto da una parte del carico di circa 5 quintali di materiale ferroso, caduto da un carrello elevatore dell'azienda in cui lavora, in località Saletti di Atessa. Soccorso dai sanitari dell'ospedale San Camillo, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al Santo Spirito di Pescara, dove è stato trasferito con un'ambulanza del 118. Sarà sottoposto intervento chirurgico a causa dei traumi riportati a gambe e torace. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Atessa, il PM del tribunale di Lanciano Serena Rossi ha aperto un fascicolo. Dall'azienda e i titolari sconvolti per l'episodio, fanno sapere che in oltre 50 anni di attività non è mai accaduto un solo infortunio. L'uomo ferito è il capocantiere della Beta Costruzioni, collaboratore storico del gruppo. L'incidente è avvenuto mentre si stava preparando a recarsi in cantiere. Andiamo avanti, altre notizie da Chieti, spaccia cocaina eh, sul eh, pianerottolo, viene arrestato eh, sempre sulla pagina di Chieti, come dicevo a Francavilla, Blitz della polizia in casa di un 38enne già domiciliari, tre panetti di hashish sotto la eh, lavatrice. Nella pagina della eh, provincia, tassa rifiuti in lieve calo e fondi per rifare le strade, Ortona ha approvato il primo bilancio di previsione della Giunta Castiglione. Andiamo a, ad aprire la pagina di Chieti sul eh, messaggero. In Apertura Comune in rosso, il sindaco colpa di evasori e teate servizi. Di primo dice no al predissesto proposto dai revisori, una scelta da Vigliacchi. Tanti cittadini non pagano e si lamentano, ci affideremo all'Agenzia delle Entrate. L'opposizione va all'attacco, il primo cittadino vuole sfuggire alle responsabilità chieti verso la bancarotta. Sentiamo anche questo servizio. Sono ancora una volta i revisori dei conti a lanciare un missile contro l'amministrazione di Chieti guidata dal sindaco Umberto Di Primio. L'organo di controllo lascia poco spazio all'immaginazione per loro il Comune deve avviare la procedura di predissesto finanziario per risanare le casse in profondo rosso. Una procedura quest'ultima ad esempio già avviata qualche tempo fa dal vicino comune di Pescara. L'invito è contenuto nel verbale a firma di Ilaria Valentini ed Enza di Domenico che compongono l'organo di controllo interno. Ma cosa significherebbe per le tasche dei cittadini il predissesto? Tasse comunali al massimo per iniziare e praticamente margine zero di manovra per le spese dell'ente, sotto stretto controllo di Ministero delle Finanze e Corte dei Conti. L'alternativa è una manovra lacrime e sangue per cercare di ridare fiato alle casse dell'ente teatino esposto per 15 milioni 771 mila euro. Il vulnus, come ripete da tempo anche il primo cittadino, è la riscossione dei tributi. In città ripete di Primio, in troppi non pagano le tasse alla teate servizi, più volte oggetto di strali da parte del sindaco. L'opposizione di centrosinistra attacca dicendo che il risultato di bilanci approvati in passato, nonostante il parere negativo dei revisori dei conti, è l'inevitabile procedura di predissesto oggi. Di Primio risponde così. Veniamo da troppi anni di cattiva gestione dei bilanci, veniamo da una sessione difficile legata non soltanto alla difficoltà di eh, tecnica di riscossione ma anche a, dalla impossibilità dei cittadini a volte di pagare e quindi è normale che se non ci sono i fondi eh, che entrano in comune è difficile poi coprire le poste di bilancio, soprattutto di quelle spese eh, fisse. Abbiamo tagliato tutto quanto si poteva tagliare e continueremo a farlo. Le tasse non andranno al massimo. Le che la, la tassazione oggi è già abbastanza alta, quindi tenderemo, se possibile, di ridurle. Eh, devono pagare le tasse, però, perché se non, ta se non pagano, ovviamente è inutile pensare che poi non si aumentino le tasse. Questo è il vero, è il vero tema. La Teate Servizi non riscuote tutto quello che eh, dovrebbe riscuotere. Restiamo a Chieti, tunnel pedonale, i lavori partono con 100 giorni di ritardo, opera bloccata dall'ennesimo contenzioso, l'assessore di Ferice, l'impianto sarà ultimato. Andiamo eh, nella pagina della provincia e ritroviamo la notizia di cronaca, quintali di ferro addosso, grave, un operaio della Beta Costruzioni in Val di Sangro e nel taglio basso a Vasto, eh, via la giunta Mennater, entra... Giuseppe Forte che è il volto nuovo della squadra di governo al comune di Vasto. Proseguiamo con il Messaggero, andiamo ad aprire adesso la pagina di Teramo, Alleanza Civica, patto per la città con gli artisti, laboratorio politico per le comunali con le associazioni dei professionisti. Il 24 marzo ufficializzati coalizione programma e candidato a sindaco. Andiamo a vedere il servizio. Dopo lo stordimento causato dalle candidature subite dall'alto per le politiche del 4 marzo, ecco che a Teramo riprende la corsa per determinare i candidati che correranno tra due mesi alla formazione dell'amministrazione comunale. Qualche autocandidatura a sindaco già c'è. Tra i primi aspiranti a proporsi arriva Alberto Covelli, sostenuto dall'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino e dall'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Ci sono poi l'ex parlamentare di centro sinistra Serafino Pulcini e l'imprenditore Enzo Varani. Nel centro destra si sta lavorando per un candidato unico che potrebbe essere Mauro Di Dalmazio, anche se quest'ultimo non sembra essere nelle grazie dell'ex sindaco Brucchi, sfiduciato proprio dal gruppo che faceva capo all'attuale assessore regionale. Anche all'interno del PD c'è discussione per individuare un candidato sindaco autorevole e inclusivo e mentre i grandi partiti si confrontano, oggi a Teramo nasce Alleanza Civica per Teramo che intende coagulare intorno a sé cinque liste civiche di varie estrazioni politiche e un candidato sindaco comune ancora da individuare. Il loro obiettivo: una città intelligente. Con Alleanza Civica per Teramo i cittadini vogliono tornare a essere protagonisti della propria città, della propria amministrazione comunale? Io mi auguro che i cittadini vogliano tornare ad essere protagonisti, ma vogliono diventare protagonisti anche eh, quelli che amano la nostra città, gruppi politici, eh, associazioni, eh, personaggi che operano nel mondo della cultura e tutto questo movimento che si sta mettendo in campo perché assolutamente non ci si sente rappresentati dai cosiddetti partiti trad tradizionali. Siamo nel pieno della campagna elettorale alle politiche. Se un cittadino guarda quella scheda, sfido chiunque a riconoscersi eh, compiutamente in un partito. Di varie estrazioni politiche queste liste civiche. Sì, perché la novità forte di oggi è questa: non è che c'è eh, una lista civica di destra o una lista civica di sinistra. Oggi viene un gruppo civico che non si riconosce con gli altri partiti. Ovviamente siamo all'inizio, si parte oggi per l'alleanza civica per la città di Teramo, eh, questa è un'alleanza poi dialogheremo, ma già costituiamo un bel gruppo perché eh, se siamo diverse liste civiche, ognuno rappresenta qualcosa, uniti soltanto dall'amore per la nostra città, beh sicuramente questo è un polo, un'alleanza che ci sarà e eh, giocherà un ruolo importante per le prossime elezioni. Un unico candidato sindaco. Sì, un unico candidato sindaco. Abbiamo già delle opzioni interne molto, molto valide e qualificanti, ma eh, ci vogliamo aprire proprio per trovare la migliore spazienza. Progressione. Sulla pagina di Teramo del centro il teatro romano diventerà invisibile. L'anteprima del progetto, ecco come sarà: dopo i lavori da 4,5 milioni di euro, una struttura in vetro e metallo coprirà completamente i resti antichi. Qui vedete la soluzione. E poi nel taglio basso: studentesse rifiutano il posto a una nera. La denuncia arriva dall'Udu e sul possibile caso di razzismo. L'università avvia una inchiesta. Andiamo a vedere anche. Anche la pagina di Altri Pineto e Silvi, slogan sotto la pioggia contro i fanghi di Ortona. Manifestazione del WWF alla Torre di Cerrano. E poi eh, critiche eh, al sindaco. Partono le querele sposto sul bilancio di Girolamo denuncia chi gli ha scritto Vigliacco su Facebook e, e minaccia di fare lo stesso. Con. Iezzi e Pavone, siamo chiaramente a Roseto e ancora da Roseto Salpa ha sospeso il blocco degli straordinari sindacati a Confindustria, atto di responsabilità in attesa di avere il piano industriale. Andiamo sulla città, le altre notizie dal Teramano la superperizia scagiona il depuratore per gli esperti incaricati dal giudice la colpa delle gastroenteriti del 2010 e del torrente vibrata la politica Mariani il coraggio e la sfacciataggine nel PD questa l'intervista a Sandro Mariani e poi a Teramo nasce l'alleanza civica e l'abbiamo visto in precedenza la studentessa di colore respinta dalle coinquiline il caso denunciato dall'Udu di eh, Teramo, ancora un fischio per la legalità oltre le sbarre, un giudice, eh, la visita in carcere, la redazione di un giornale il progetto con gli studenti di Popparozzi. Ancora eh, siamo al turismo adesso. Viviani lancia la polis del turismo al Bense. Il lungomare non deve essere una via di transito, ma il luogo delle iniziative ad Albadriatica E poi da Giulianova: eh, solo proclami sulle scuole inagibili. Alboretti si fa portavoce delle preoccupazioni di genitori e commercianti. Verso le elezioni a Silvi, centrodestra spaccato al voto con tre liste, accordo sempre più difficile fra Mazzone e Valloscura e Di Marco, la situazione favorisce i eh, democratici. Eh, andiamo a vedere a Roseto, il PD fa le pulce al bilancio di Pavone, ancora polemiche dopo la segnalazione alla procura e alla Corte dei Conti. Eh, torniamo adesso sul quotidiano il centro, andiamo ad aprire la pagina eh, dell'Aquila, la ricostruzione è difficile, cantieri fermi, il giallo dei commissari, graduatorie di professionisti già previste dalla vecchia giunta ma mai applicate. L'iter potrebbe ripartire. Da Andiamo a vedere l'apertura della pagina dell'Aquila anche sul eh, messaggero. Eccola qui, sotto servizi i commercianti, indenizi per ritardi subiti, Cioni sollecita un provvedimento regionale perché è stato costretto a chiudere lungamente, serve maggiore collaborazione fra gli enti, Airaldi eh, ripristini il colloquio a carattere eh, mensile. Proseguiamo. Andiamo a vedere le altre notizie, eh, monumenti e opere sorvegliati dall'alto, eh, la collaborazione tra sovrintendenze e carabinieri attraverso i sorvoli di un apposito nucleo monitora, eh, che monitora il patrimonio, il progetto attivo già da alcuni mesi, una sorta di anticipazione di quanto avverrà con l'insediamento di un nucleo, nucleo di tutela ad hoc. Eh, passiamo adesso allo sport e eh, andiamo a vedere... L'Abruzzo sport del Messaggero. Iaconi doppio ex Pescara da playoff. L'allenatore la Cremonese è destinata a salire in A vista ehm, l'intelaiatura. I, I problemi del Delfino sono a centrocampo. A parte Brugman, eh, non c'è altissimo eh, spessore. Queste le parole eh, di Iaconi. E poi la Cord insigne: quando Zeman mi pesava e lui eh, fumava. Questo è il ricordo eh, dell'attuale eh, gioiello del Napoli nel Taglio Basso, Mariani, ecco perché non sono eh, arrivato. Il, pesca, il centrocampista del Lugano, mai parlato direttamente con Zeman società, ma in B non scendevo. Eh, andiamo sul quotidiano Il Centro, eh, andiamo a, a vedere la pagina eh, dello sport. Eccola qui con la serie B ed il Pescara, playoff e gol perduto. Eh, Mancuso non ci sta, posso fare di più l'attaccante di Zeman con le 25 reti dell'anno scorso. In tanti si aspettavano molto da me, non demordo, torniamo a vincere. E poi eh, Falco torna in gruppo ma si ferma proietti. L'attaccante scalpita per un posto da titolare contro la Cremonese. Nuovo stop per il eh, centrocampista. Andiamo a vedere il titolo sulla eh, Serie C. Eh, Teramo in eh, ripresa, Federico ci faremo sentire per l'arbitraggio. Di eh, Salò, il DS Varas è stato un pollo a cadere nella provoca provocazione a farsi espellere, ma l'operato di Donda di Cormons non ci è piaciuto e lo faremo eh, presente. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche eh, sul eh, Messaggero, eccolo qui. Eh, Teramo, Panico Out, aspettando Rossi, il DS Federico Striglia Varas per il cartellino rosso: non possiamo permettercelo. Il patron Campitelli era a Salò, dice che non va più. Ma poi è innamorato della squadra. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche eh, sulla città: eccolo qui. Teramo, quando tornerai a vincere? Il punto con, contro la Feralpi Salò da morale, ma il successo manca da dicembre. Panico da monitorare, ma sabato potrebbe esserci. Rossi verso la convocazione. Andiamo ad ascoltare le parole del direttore sportivo Sandro Federico. È la dimostrazione che, pur non facendo una partita meravigliosa, abbiamo fatto partite migliori in quest'ultimo periodo. Abbiamo portato a casa comunque un pareggio. Eh, però è un punto di partenza, cioè da qui dobbiamo eh, fare molto di più. È una squadra che può esprimersi eh, su qualsiasi campo. Quindi l'atteggiamento deve essere questo, ma, ma, ma la qualità del gioco può essere nettamente migliore. Può essere che nella squadra sia scattato qualcosa perché. Eh, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che probabilmente ci può dare un segnale dopo tanti episodi negativi e eh, quindi mh, mi aspetto una grande prestazione sabato perché probabilmente anche questo pareggio può portare ad offrire a, nella testa dei ragazzi qualcosa di diverso. Pensiamo di partita in partita perché questa qui di sabato è una partita fondamentale va affrontato con intelligenza, è una partita da vincere a tutti i costi, ma con intelligenza, al di là del valore dell'avversario che viene da una serie positiva importante, ma noi siamo nella condizione che questa partita non possiamo sbagliarla sotto tutti i punti di vista, dobbiamo metterci tutte le nostre qualità perché è inutile nasconderlo, insomma è una partita chiave. Eh, quindi abbiamo assoluto bisogno di continuare ed essere ancora più eh, positivi, ma, ma c'è bisogno di dare continuità anche ai risultati. Quindi anche un pareggio in questo modo può aiutare a lavorare meglio. Serie D tra le Abruzzesi del girone F, eh, Vastese, silenzio stampa e blocco degli stipendi. Siamo sul centro, scatta il pugno di ferro della società dopo la quarta sconfitta consecutiva. Il patron Bolami, ehm, chi vuole può andare via. Colavitto non è in discussione. Il basket di A2 con la lotta salvezza. Contento Roseto, ora serve la prima vittoria in trasferta. La guardia play. Protagonista del successo contro Bergamo, i 21 punti di domenica mi danno una carica incredibile. E questa era anche l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa, mattino 6 torna domani mattina alle ore 8, la nostra informazione invece oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie e buona giornata.